tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo atomizzatore. Vai Birillo, esponicelo. Vai, allora, si chiama Entheon Krone 22 mm BF. Un bellissimo atomizzatore da flower. Bellissimo. Ora lo andiamo a fare vedere da vicino e poi andiamo a tirare qualche conclusione su questo bel atomizzatore, che va bene sia in BF che da dripper. Ora andiamo a farlo vedere da vicino. Eccoci qua a fare vedere il dripperino. Ora andiamo a aprire a vedere tutte le parti che ci sono all'interno. Allora, la scatolina si presenta bene. C'è il dripper, bellissimo, un bel dripperino. Ora andiamo a vedere l'anello estetico, le sue Spark Pro al suo interno con tutti gli o-ring, due grani di ricambio per la serratura dei fili, la piattina per la serratura dei fili, una chiavetta a brugola e il pin sia fisso e uno BF che è sopra alla box. Poi ha un mucchio di pezzi questo dripperino, c'ha un mucchio di drip tip in derl, in plastica, 1, 2, 3 e quello che è al suo interno, sono uno più bello dell'altro, per provare con diverse forme. Fate il sotto, ha una forma diversa sia uno dall'altro, questo ha una forma, quello ha una forma, si incanala diversamente l'aria all'interno del quando tiri. Ora andiamo a fare vedere il dripperino, aprendolo, montandolo sulla box, sulla Wismex Exotica, box del momento. Io l'ho già rigenerato, simile all'Adali come sistema di serraggio, è il suo fratello maggiore questo qui, e diciamo che funziona forse un pochino meglio. Abbiamo fatto sempre 7 spire sulla punta da trilo, fatta qui con un nickel cromo sempre. C'ha un bello spazio per mettere il cotone al suo interno, riesci a allargare bene le fibre del cotone, a riempire bene la vaschetta, allargarlo bene il cotone, si bagna molto bene e non spricchia a differenza dell'Adali o del Wesp, tipo Wesp Nano, che spricchiano un pochino. Questo non spricchia, un bellissimo dripper che prende l'aria da sotto, la incanala dentro e la tira su, fatto benissimo. Puoi regolare anche qui il flusso dell'aria girandolo di qui metà oppure tutto aperto, a me piace molto aperto. Ora andiamo a fare una prova di swap a tirare qualche conclusione su questo Entheon 22 BF. Eccoci tornati alle conclusioni finali. Ricordiamo che questo dripper l'abbiamo preso da Swapo Caffè. Ricordiamo Marina di Carrara, Molicciara e la Spezia, andate a trovare perché ci sono veramente una varietà di cose immaginabili dentro il negozio. Troverete di tutti i tipi di dripper, BF, box, tubi, liquidi, cotone, c'è tutto quello che volete per lo svapo. Da Svapo Caffè, ragazzi, bisogna andare da Svapo Caffè. Allora andiamo a fare una prova a questo atomizzatore. Da flower, si sente bene l'aroma, ha una bella campana un pochino più alta. Sì. Buonissimo. Lo stiamo provando col decù cioccolatoso, tanta roba, tanta roba, non spricchia, no, e si sente benissimo, e si sente benissimo l'aroma, buono veramente. Voto 10. Delicato, viene proprio cremoso, riesce a farlo passare, incanalarlo bene. Benissimo. E viene su bene l'aroma, l'aroma te lo spande bene, invece tanti dripperini a me non, dopo un po' li stufano, li devo cambiare. Questo non mi piace, durante il giorno lo uso anche al lavoro, così mi torna abbastanza BF, bene, BF, scuola, si bagna bene, c'ha un bel risucchio, bello. Allora, data vera dello swapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook. Chi non swapa in compagnia è un ladro e una spia.